Susanna, lunedì scorso c'è stato l'incidente probatorio sull'inchiesta che riguarda l'omicidio di tuo marito Ettore Marcoli. Com'è andata? Diciamo che ci sono due modi in cui è andata. Il mio modo personale, che è stata una giornata sicuramente faticosa, sia fisicamente che emotivamente. Sapevo lo sarebbe stato dal punto di vista emotivo, pensavo durasse un po' meno, 9 ore comunque seduta in aula a vedere, a sentire determinate cose, è stato davvero difficile. Diciamo che è andata bene, a parte questa piccola premessa personale, nel senso che i due indagati che dovevano mettersi a confronto hanno detto quello che dovevano dire. In realtà le due persone erano Lauretta, che è materialmente chi ha sparato mio marito, e invece Fagone, che ha partecipato al comando, diciamo, ma che non ha sparato. Lauretta ha rilasciato piena confessione, ha, diciamo, confermato tutto ciò che aveva detto nelle fasi precedenti degli interrogatori, delle indagini. Fagone ha tentato in vario modo di ritrattare alcune dichiarazioni, per motivi che non riesco a capire, nel senso che comunque aveva già detto alcune cose, la sua posizione resta comunque gravissima. Però lui sostiene che col passare del tempo il ricordo è diventato, ha cercato di fare mente locale, alcune cose non è più sicuro che siano andate davvero così, non so, poi lì decideranno i giudici. Eri l'unico familiare presente. Come mai hai deciso di partecipare comunque a questo evento che emotivamente, come hai detto, è stato molto provante? Perché io ho sempre pensato che l'unica cosa che posso fare a questo punto è capire, perché purtroppo non posso più fare niente. E quindi voglio capire, ma capire attraverso le mie orecchie, cioè sentire, vedere, cercare di farmi anche un'idea su chi sono queste persone, perché per me fino a domenica erano nomi, cognomi, fotografie che avevo visto e basta. Da lunedì sono delle persone in carne e ossa, perché comunque non solo le ho viste, ma le avevo anche proprio vicine. Avevo Brezzi, che dovrebbe essere quello che ha fornito le armi, seduto proprio dietro di me, piuttosto che Gurgone, il mandante, a 1,5 metri sulla destra, su una panca, seduto esattamente come ero seduta io, cioè nel senso non c'era una divisione, per cui li ho davvero visti. E se è vero che mi ha fatto male, per carità, però da un certo punto di vista mi ha fatto bene per cercare di capire qualcosa in più, per cercare di scoprire qualcosa in più. E ti aspetti dalla giustizia delle pene esemplari o è un pensiero che per adesso ancora non ti accompagna? Cerco di non pensarci perché so che comunque quello che voglio io purtroppo non è detto che sia quello che succederà, perché la legge è fatta in un determinato modo e quindi so che ci sono degli sconti di pena, delle agevolazioni, diciamo, per determinati motivi che sono forniti dalla legge, e quindi diciamo che spero che le due cose vadano il più vicino possibile, cioè che il mio desiderio di non vedere libere queste persone tanto presto sia in qualche modo esaudito da delle pene sufficientemente severe. Subito dopo l'omicidio di Ettore, insieme agli amici più cari, ai familiari, a chi conosceva Ettore, avete fatto nascere un'associazione culturale, l'associazione appunto Ettore Marcoli. Come mai? Qual è lo scopo dell'associazione? Allora, l'associazione è nata su volere degli amici di Ettore che si sono ritrovati proprio la sera dopo e le sere successive all'omicidio per cercare di condividere il dolore in modo che fosse meno difficile, perché da soli diventava troppo difficile da affrontare. Ed è nata con l'idea di far venire fuori qualcosa di buono anche da una situazione per noi così tragica, così dolorosa. Cercare di far conoscere e far ricordare Ettore
attraverso quelle che comunque erano le sue mille passioni, i suoi mille interessi. Ettore era una persona davvero eclettica, nel senso che lui spaziava dal gioco del calcetto piuttosto che lo studio della storia, della geografia, la geopolitica. A lui interessava tutto, i giornali, lui divorava i giornali quotidiani, ci metteva, era famoso per metterci ore a leggere la prima pagina e tutti dicevano sì, vabbè, passiamo alla seconda. Per cui era veramente davvero una persona con un'intelligenza e una curiosità notevole. La nostra idea è stata quella di cercare di far andare avanti questo. Lui non c'è più, però facciamo in modo che le sue passioni non muoiano. Il motto è si può portare via una persona, ma non si può portare via il suo mondo. Noi cerchiamo di far andare avanti il mondo di Ettore, di far rimanere vivo almeno il mondo, visto che lui non c'è più. Grazie mille. Grazie a voi.